prima di tutti i ragazzi sul palco. E adesso ridiamo la parola alla regia, a Giulio Castello, per il secondo Caimano di questa edizione, quello per il nuovo. Promettente palandrista del Posillipo cambia subito poi l'obiettivo e inizia a praticare il nuoto agonistico. In poco tempo diviene il più forte ranista italiano, vedendo successi soprattutto nei 200 rami, dove stabilisce il primato nazionale e conquista ben 7 titoli italiani. Un quadriennio eccezionale, dove debutta al mondiale di Perth nel 91 e partecipa alle Olimpiadi di Barcellona nel 92. Poi la ciliegina sulla torta arriva con i due ori nei 100 e 200 rana agli europei di Linz. Non contento, si cementa nuovamente nella pallanuoto con il Posillipo, vincendo 3 coppe dei campioni e con la nazionale, con cui conquista l'europeo di Vienna nel 95. Partecipa a 3 Olimpiadi, vincendo un bronzo nel 96 ad Atlanta con il nostro concittadino Roberto Calcaterra, e poi un argento mondiale nel 2003 a Barcellona. Ecco con il nuovo bionico, il funambolo dell'acqua, il Caimano d'oro per il nuoto 2019 a Francesco Postiglione. Forse non tutti lo sanno, o magari si è capito, diciamo, dal video, ma è l'unico italiano ad aver partecipato alle Olimpiadi, prima nel nuoto e poi nella pallanuoto, arrivando indifferentemente al vertice in entrambi gli sport. Quindi veramente abbiamo qui l'onore di avere questa sera una leggenda dello sport italiano, perché arrivare al top sia nel nuoto che nella pallanuoto credo è veramente un'impresa unica, e meno male che non ti sei dedicato ai tuffi, verrebbe da dire. E beh, magari nella prossima vita chissà. No, grazie, innanzitutto grazie di questo bel premio, grazie a tutti i parisi per aver pensato a me, e per me è un onore essere qui, e soprattutto una responsabilità, perché il bello è cercare di tramandare, vedo tanti giovani che sono proseguiti in questo palco, quello che è stato il mio entusiasmo e soprattutto quel sacrificio di cui parlavi tu, che oggi forse le generazioni moderne non sono dotate come lo eravamo noi. Privarsi di tante belle serate mentre magari gli altri vanno in giro e tu sei in piscina a nuotare o a giocare, però sei mosso da una grandissima passione, e io quello che voglio dire a loro e ai miei ragazzi che sono magari ancora oggi sono qui in sala è di divertirvi, divertitevi, perché state facendo un qualcosa che gli altri magari domani si potranno sognare, a prescindere dal livello da dove riuscite ad arrivare. Io grazie, ho avuto la fortuna da un lato perché magari il Signore mi ha dotato di un talento, però il talento non è nulla se non lo mettiamo in pratica, e anche chi non ha talento può sopperire. Quindi credete in quello che fate e fatelo fino a che potete, perché, e lo dico con la voce rotta, e tornerai indietro a riferimento quello che ho fatto.
veramente credo sia un messaggio da cogliere, quello di Francesco Rustiglione, che peraltro, tanto per restare insomma alle mille e molteplici attività, oltre ad essere uno stimato avvocato del Foro di Napoli, è anche il vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto, quindi è un percorso che continua nell'organizzazione e nel portare questo tipo di messaggi positivi, oltre al fatto che sentiamo la sua voce quando assistiamo, diciamo così, alle telecronache di nuoto e pallanuoto sulla RAI. Adesso andiamo con la premiazione, premia il consigliere regionale Gino De Paolis. Prego. Caimano d'oro per il nuoto, anche se qui potrebbe essere nuoto e pallanuoto indifferentemente, a Francesco Postiglione. Gino, anche quest'anno quindi una premiazione importante da chi come te è sempre vicino così allo sport e al sociale qui a Civitavecchia. Importante intanto è il messaggio che ha mandato Francesco, ha mandato ai ragazzi, si è commosso e ha fatto bene, perché questa manifestazione c'è stata un'altra.